Di tanto in tanto il mondo dell'auto propone delle vere novità di prodotto, modelli che prima non esistevano. È il caso della Kia Stinger, una Gran Turismo nella gamma Kia. Il profondo rinnovamento della casa sudcoreana iniziato più o meno una decina d'anni fa ha portato oggi alla prima vera sportiva Kia. Una vettura muscolosa e emozionale che mette insieme la sportività che una Gran Turismo è in grado di evocare con il comfort che una berlina di grandi dimensioni sa garantire. L'abitacolo offre un ambiente confortevolmente sportivo, con un posto guida avvolgente che fa accomodare di fronte a un cruscotto nel quale si combinano elementi analogici e digitali. E c'è anche l'ADAPT Display, una novità assoluta per Kia che debutta con la Stinger. Premuto il pulsante di avviamento si inizia a intuire il livello di sportività e buttando l'occhio sul tunnel centrale si nota il Drive Mode Select, che permette di personalizzare la guida scegliendo fra le 5 modalità disponibili. L'elettronica interviene per modificare l'erogazione della potenza del motore, la reattività del cambio e la taratura di sterzi e sospensioni. E grazie a un telaio rigido allo sterzo attivo, la Kia Stinger rapisce il cuore dopo poche curve. Merito anche di sospensioni McPherson sull'avantreno e dello schema multilink a 5 bracci sul retrotreno, che lavorano per rendere la Stinger una vera Gran Turismo. Disponibile a trazione posteriore integrale, nel mio primo contatto ho provato la versione entry-level, un turbo diesel da 2,2 litri di cilindrata e 200 cavalli di potenza. Una soluzione che regala il giusto grado di emozioni con un occhio ai consumi. Come il più potente motore V6 benzina da 330 cavalli, anche il diesel è abbinato al nuovo cambio automatico a 8 rapporti, che grazie ai paddle al volante regala tutta la sportività che ci si aspetta da un modello come la Kia Stinger. Ancora più interessanti i prezzi. Per portarsi a casa la prima Gran Turismo Kia bastano infatti 47.500 euro.